pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Ciao Marco, buon sabato. Grazie, buon sabato a te. Macchine del computer o aspiranti digitale, digitali, chiamateci subito al numero 06 37 35 3302 oppure vi ricordo la nostra mail che è unomattinoinfamiglia@rai.it oppure c'è sempre Facebook o Twitter, quindi scriveteci sui social network. Allora Marco, oggi va tanto di moda, ebbene sì, il messaggio vocale, no? Su WhatsApp, perché è pratico, è veloce, effettivamente non costa nulla. Però anche qui, insomma, in un certo senso si potrebbe creare a volte un certo imbarazzo. E poi a volte fastidioso, perché, vedi, il messaggio vocale è comodo per chi lo manda, ma a volte molto scomodo per chi lo riceve. Perché io non ho dovuto scrivere, ma quel poveretto, al posto di avere al volo un'informazione, metti un indirizzo, ci vediamo in via, te lo scrivo, poi tu lo copi, lo incolli e sai bene qual è la via. Invece no, te l'ho detto, ti racconto delle cose. È un po' fastidioso a volte, per cui bisogna usarlo con moderazione. Un'altra cosa è un po' la privacy, perché tu magari mandi un messaggio iniziando con delle cose che non so, sono un po' private. Private, no? Diciamo così. E dall'altra parte, no, chi lo riceve lo sente in viva voce, quindi quelli se magari è in pubblico, perfetto, è finita. Però ci sono dei trucchi, ti faccio un esempio. Sei pronta? Ti mando un messaggio vocale. Ok, pronto. Okay? E normalmente uno, mentre riceve il messaggio vocale, dico: ciao Ingrid, sono in diretta e tu dove ti trovi in questo momento? Per esempio, no? Adesso tra qualche secondo lo riceverai. Tan tan tan, eccolo qui. Eccolo, sta vai, caricando. Ascoltiamolo normale adesso. Ciao Ingrid, sono in diretta e tu dove ti trovi in questo ecco, momento? Ma se invece vogliamo renderlo più segreto, quando fai play, mettilo subito all'orecchio e vedrai che sparisce il viva voce e passa qua. Proviamo? Vai. Ciao Ingrid, sono... Eccolo, è vero, lì. Funziona. Così vicini non siamo, per cui mi raccomando, ecco, quando mandate. Bravo Marco! L'importante sono le prime parole, per cui non dite cosacce nelle prime parole. Aspettate un momento, così ecco, gli altri non le sento. Allora, qual è il primo invece caso da risolvere? Vediamolo. Lo sentiamo? Pronto? Salve, mi è successa una cosa strana. Tentavo di chiamare un amico, ma il telefono non si connetteva e appariva un messaggio: rete non registrata. Ma che significa? Rete non registrata, che possono essere tante le ragioni, me ne vengono in mente alcune. Allora, una per esempio potrebbe essere quella per cui il telefono è in modalità aereo, quindi in sostanza il disegnino dell'aereo che si trova qua, e quindi è la rete automaticamente non viene trovata. Oppure potrebbe essere che in quel momento non ci sia nemmeno un'antenna vicina e quindi sia assolutamente fuori campo, o non ultimo qualche problema con il suo operatore telefonico, e quindi le consiglio di chiamare il proprio operatore, il suo operatore, e di chiedere come mai ho rete non disponibile. A volte capita quando magari si hanno problemi, no, tecnici o con le bollette o di passaggio numero, queste cose da operatore telefonico, ma non è colpa del telefono, di solito. Tempo di video curiosità, che cosa ci mostri oggi? Vediamo. Allora, i sogni vividi sono una cosa, è un'esperienza che c'è chi ha vissuto, io non l'ho mai vissuta per esempio, cioè in sostanza si riesce a sognare avendo la sensazione, rendendosi conto di sognare. Per cui in quel momento tu sai che stai sognando, e non avendola mai provata non te la so descrivere se non tecnicamente. No, quando sogniamo, quando sogni sei un po' scollegato da te stesso e dalla realtà. Cosa però che stiamo invece sognando hai reale. La consapevolezza che stai sognando, pur continuando a sognare, uno stato intermedio. E questo dispositivo ti permette, aiuta, dicono, a raggiungere questo stato di sogno vivido, in modo che tu abbia questa mezza consapevolezza che possa guidare i sogni, quindi vivere nel tuo mondo fantastico che puoi disegnare un po' come vuoi grazie a questo dispositivo che ti aiuta, grazie a delle lucette che illuminano gli occhi in certi momenti, un'altra banda che legge le onde cerebrali e quindi capisce quando sei in fase REM, che poi è quella in cui sogniamo, e ti aiuta a entrare nei sogni vividi. È una bella esperienza perché me l'ha raccontata. Non è facile, no? Non i sogni vividi, ho degli amici che l'hanno fatto, cioè praticamente questo stato di dormiveglia in cui in realtà stai ancora sognando, ma sei consapevole del sogno. È bello perché è una sorta di realtà virtuale che genera il tuo cervello, no? Bah, chi lo sa, ci proverò. Ed è il momento del tutorial digitale con strumentazione analogica.
La scatola, molto analogica. Allora molto, beh, sempre il tutorial è con le cose analogiche, perché è fisico. Il digitale si può anche toccare a volte. Allora, abbiamo i cavi, tante volte abbiamo parlato di mettere a posto cavi, come si fa con i cavi, eccetera. E allora una volta ero lì e ho riflettuto sull'uso dei rotoli di carta igienica. È molto analogica, sì, da quello che vediamo. È molto, sì, effettivamente, a guardarla. E quindi quando finite la carta igienica, non buttate i rotoli. Mi piace tanto il mio cane. Ah sì, li morde tutti. Si gioca, sì. Allora, digli che con i tuoi passacavi e con i tuoi portacavi lui non può più giocare. Perché ti servono, perché devi fare una scatola. Ma che ci facciamo? Una bella scatola, perché tu non potevi vedere. Una bella scatola da scarpe e poi zacco i rotoli di carta igienica, che visti così... Però guarda che bello, hai tutti i cavettini per quelle tutti persone in ordine. Per quelli precisi, sì. Dici cos'è che vuoi? Un cavetto da telefono, ta? Che altro vuoi? Una scatola così delle scarpe. Dimmi. Però sono tutti i cavi messi insieme, guarda. Ma mischiati, invece in questo modo uno è un po' ossessivo cavo compulsivo e usa questa roba qua. Tac. Quindi, eccoci mi dispiace per il mio cane, ma ne farò un altro uso. Niente. Ed ora la passiamo alla mail che ci ha spedito Marco. Signor sì. È di nuovo allarme virus, ma stavolta sono presi d'assalto i nostri smartphone. Mi può dare una mano per capire come proteggere il mio cellulare? Ma hanno un antivirus in dotazione come i PC, chiede? Allora, sì, nel senso che si possono installare. Ci sono alcuni modelli di cellulari con alcuni, cioè smartphone, con alcuni software molto sicuri e altri meno sicuri. Ma per tutti i modelli c'è la possibilità di andare nello store, quindi nel negozio delle applicazioni, e andare a cercare per antivirus. Molti sono gratis, altri sono a pagamento. Installandolo vi togliete un po' di problemi, anche se la sicurezza assoluta non c'è mai nel mondo digitale. E poi la parola digitale. La parola digitale del giorno. Della settimana. Questa volta è facile da pronunciare. Fake news. Fake news. Fake vuol dire finto, news vuol dire notizie in inglese. Facciamo anche un po' di lezioni di inglese. Cioè, è vero, non un pochino. Bastano. Qua dentro c'è anche, no? Alla fine dell'anno, della stagione, siamo imparati. Quindi, false notizie che di solito vengono, nella fattispecie, diffuse deliberatamente. Cioè, in sostanza ci sono persone che vogliono diffondere per vari motivi, sociali, politici, di obiettivi propri, lasciamo perdere il perché, che vogliono diffondere notizie false. Quindi, attenzione. E questo mi fa venire in mente di ricordare di non prendere mai sempre per buono quello che trovate online. Ecco. È molto frequente che le notizie online, ma non perché l'online sia un posto diverso, più cattivo, dove c'è, però è lo specchio della vita reale, e nella vita reale ci sono quelli che dicono le bugie. E quindi anche lì attenzione a non prendere per buono tutto quello che trovate. Bravo Marco, bisogna ripeterlo sempre. Ripetiamolo. Ed è bellissimo scoprire quanto il digitale può in qualche modo essere utile per superare delle difficoltà, magari legate proprio a delle disabilità, perché ci sono delle novità a riguardo, vero? Sì, ci sono delle applicazioni molto belle, ce n'è una che si chiama iPoly, per i non vedenti, che è molto carina, di solito funziona, provo a vedere se sono fortunato e funziona bene, sapete, il digitale ogni tanto. Allora, questa applicazione permette di inquadrare un oggetto e di conseguenza avere anche il suo nome. Quindi per un non vedente che vuole capire qual è l'ambiente che lo circonda in quel momento, l'applicazione è di aiuto. Non è precisissima, però fa delle cose molto interessanti. Quindi io punto alle chiavi, vediamo, ecco qua, e lui ovviamente... Anello, ecco. Vedi, perché ha visto l'anello delle chiavi, è molto preciso. Chiave, ce l'ha fatta. Dopodiché proviamo con la penna. Penna, che appena ce l'ha fatta, poi vediamo cosa c'è qua. Allora, questa pavimentazione, giustamente. Pavimentazione, stavo inquadrando, certo. Attenzione. Tazza di caffè, vedete, funziona, è molto carino, perché è abbastanza preciso. E sì, passato dai capelli, forse ce n'era uno. Grande tavolo, vedi? E quindi piano piano vediamo lui. Se prende anche i miei bracciali. Proviamo, aspetta che la rilancio subito, vediamo cosa dice sui tuoi bracciali. Sandalo, ha riconosciuto anche il sandalo, cioè il tipo di sandalo. Gli piace sandalo. No vabbè, ma perché sono sandalo. Più bracciali, fa confusione. Vabbè, comunque così. La dimostrazione veramente di quanto... No, molto carina e molto utile. Come molte applicazioni possono essere anche di aiuto. No, brava, il digitale... Non solo ludiche, perché il digitale sta entrando nella vita di tutti e di conseguenza diventa una sorta di intelligenza aggiuntiva che ci aiuta ad avere nuovi sensi, nuove potenzialità, tra cui parlare dall'altra parte del mondo, banalmente avere degli occhi aggiuntivi che ci permettono di vedere quello che noi magari a volte non riusciamo a vedere. Esatto. Bene, sono curiosa di sapere di cosa parleremo la settimana prossima, però non ci anticipare nulla, lo scopriremo sabato prossimo con Marco Camisani Calzolari. Grazie ancora.